Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Vi ricordo che per tante ricette senza glutine potete visitare il mio sito internet www.laceliacadellettena.com. Alla fine di questa videoricetta, se vi è piaciuta, potete lasciarmi un like o un commento. Oggi andremo a preparare una ricetta a me particolarmente cara perché siciliana e in particolare della mia città di Catania. Si chiamano gli inzuddi e sono dei biscottini con della farina di mandorle e anche una mandorla sul biscotto in versione senza glutine. Per questa ricetta ci occorrono 500 g di farina senza glutine per biscotti. In questo caso io ho utilizzato la farina mix per frolla della Nutrifee. Andiamo a creare una sorta di fontana al centro e andiamo a mettere 400 g di zucchero bianco. In questo modo. Poi andiamo a mettere 50 g di mandorle tritate finemente . Mezza bustina di ammoniaca per dolci. Mi raccomando, quando voi prendete questi ingredienti dovete stare attenti a leggere che siano senza glutine. Un cucchiaino di scorzetta, qui in effetti andava la scorzetta di arancia, ma siccome io non ce l'avevo, viene bene anche con la scorzetta di limone. Incominciamo a mescolare in questo modo e cannella quanto basta. Questo è un po' a gusto vostro, più o meno calcolate un cucchiaino o due cucchiaini di cannella. E mescolate bene. Adesso dobbiamo aggiungere l'acqua quanto basta fino a rendere questo un impasto liscio e omogeneo. Adesso che abbiamo versato i primi 200 ml di acqua, possiamo incominciare a impastare con le mani. Così ci rendiamo conto se l'impasto richiede altra acqua o meno. Aggiungiamo altri 50 ml di acqua e continuiamo a impastare. Una volta che abbiamo creato l'impasto liscio, appiccicoso e omogeneo, mettiamo su un tavolo, su un piano da lavoro, due parti di zucchero e uno di farina. Preleviamo un po' di impasto, non tantissimo, deve essere una polpettina piccolina, anzi forse di meno, così lo facciamo roteare sullo zucchero e farina e andiamo a schiacciare con le mani. Dovete pressare molto perché deve essere molto sottile, perché in forno tenderanno poi a lievitare, a gonfiare. Deve essere molto sottile, così, in questo modo. Ecco, perfetto. Adesso andiamo a inserire una mandorla sgusciata. E il nostro inzuddo è pronto per essere posizionato così su una teglia foderata da carta forno. Ve lo faccio rivedere. Prendiamo un tocchetto di impasto, lo facciamo roteare sul piano da lavoro infarinato e pieno di zucchero. Andiamo a schiacciare bene al centro, ad appiattire il nostro biscottino.
e man mano andiamo a stenderlo per bene. Dobbiamo creare una sorta di frittella, così, molto sottile e tondeggiante. Poi mettiamo la solita mandorla e voilà, il nostro unzuppo può essere messo in teglia. Una volta che abbiamo preparato i nostri insurdi, dovete infornarli in forno preriscaldato a 200 gradi fino a quando non diventeranno abbrati. Dopodiché li dovete uscire, abbassare la temperatura a 100 gradi e cuocere per altri 10 minuti, così all'interno il biscotto si seccherà. E voilà, gli insurdi senza glutine sono pronti per essere gustati. Buon appetito, un bacio dalla celiaca dell'Etna e mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta, senza glutine ovviamente, e buona commemorazione dei defunti a tutti, un bacio.